Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Mandy, ciao Udine, è bello ritrovarti così presto. Grazie, grazie di questa straordinaria partecipazione. Vi chiedo per prima cosa di fare un caloroso saluto, un abbraccio e mandare un applauso alle tante persone che purtroppo sono rimaste fuori, perché questa sera siamo troppe e siamo troppi. E chi sia di buon auspicio per la doppia sfida che questa sera raccontiamo. Voglio ringraziare naturalmente il Partito Democratico di questa città, di questa regione, voglio ringraziare ogni singolo militante, ogni iscritta e iscritto che si stanno spendendo, ogni attivista e volontario che si è messo a disposizione in queste settimane per far vivere un sogno, il sogno di restituire dignità, come diceva prima Massimo, cioè dignità che riguarda una storia di questa terra, che non possiamo dimenticare, che ha la grande responsabilità di raccontare come si sta insieme, lo diceva Talita perfettamente, come comunità. Noi stiamo insieme come comunità perché la nostra diversità, l'abbiamo saputa, soprattutto qui, lo sapete bene, trasformare in una ricchezza. Una delle prime cose che io ho imparato, avendo il privilegio di frequentare questa terra anche prima, di rappresentarla addirittura da parlamentare europea, per una legislatura, è stata quella di capire che il friulano è una lingua, non è un dialetto, è una lingua. E quindi mettere insieme le nostre diversità con intelligenza, essere crocevia di culture, terre di confine, di scambio, di condivisione, ecco, è un elemento che ci rafforza. Peccato che c'è una destra che governa da troppo tempo questi territori e che invece pratica il contrario tutti i giorni. Pratica l'esclusione, pratica il tentativo di indicare ogni giorno un nemico, che di solito è una persona diversa, un migrante, una persona LGBTQI, oppure una donna troppo emancipata per i loro gusti. Ci arrivo, perché ce n'è un po' da dire su questo. La prima grande questione è: noi abbiamo un progetto diverso, ce l'abbiamo per la città di Udine, ce l'abbiamo per il Friuli Venezia Giulia. E siamo qui per farlo vivere insieme quel progetto. E cosa mette al centro quel progetto anzitutto? Mette al centro le persone, la loro dignità, la qualità del lavoro, perché guardate che uno dei nostri più, diciamo, più pessimi avversari non è neanche chi sta dall'altra parte. Fatemi dire che noi dobbiamo essere acerrimi nemici della paura di futuro che colpisce le nuove generazioni.